Ciao a tutti, ora vi parlo di questo balsamo, un balsamo della linea Ultra Dolce della Garnier, nello specifico quello all'olio d'argan e di camelia. Io ora vi dico che ho, come vi ho detto anche altre volte, i capelli piuttosto secchi dovuti a trattamenti, quindi quello che cerco è un balsamo che vada ad aiutarmi molto, per quanto riguarda il discorso di districarli, di pettinarli, li ammorbidisca, li nutre in qualche modo. Quindi insomma, ne provo diversi finché un giorno vabbè, stavo nel supermercato, vedo questi della Garnier, questo e altri della Garnier che stavano in offerta a circa 1 euro e ho pensato di provarli. Ho scelto quello che dalla descrizione sembrava più adatto ai miei capelli, quindi questo dice per capelli secchi e spenti, districa, nutre e fa brillare. Ok, descrizione perfetta. Lo prendo, lo provo e cioè. No, nel senso è liquidissimo, è molto liquido, quando lo applichi, ti sembra davvero di non aver messo quasi niente sui capelli, tant'è che, insomma, lo vedete bello schiacciato, ma in realtà non è che l'abbia usato tantissime volte, sarà stato usato 5 volte, forse, non, ma non di più, ma anche di meno, forse anche 4 volte, perché davvero per avere un minimo di sensazione di morbidezza sul capello. Ma nell'applicazione intendo non nel post, proprio nel momento stesso in cui si applica, ce ne serve davvero un quantitativo spropositato e comunque non senti i capelli più morbidi, non aiuta particolarmente a districarli, quindi fondamentalmente non fa il suo lavoro. L'unica cosa che devo dire è qualcosa di, cioè qui dice balsamo meraviglioso, l'unica cosa di veramente, veramente meravigliosa è la profumazione. Cioè la profumazione è davvero buona, cioè staresti ore ad annusarlo, non che poi la profumazione resti sui capelli, quello assolutamente no. Però insomma, il profumo è davvero buono, infatti se ci fosse magari non so un bagnoschiuma o qualcosa, devo vedere, insomma, nella stessa linea probabilmente fosse solo per il profumo lo acquisterei. Per il resto assolutamente no, tanto più che dice districante istantaneo e invece no, cioè pure avendolo lasciato in posa diversi minuti assolutamente non mi ha aiutato in nessun modo. Quindi, tra l'altro, ecco adesso dimenticavo, ho provato a farlo usare anche di una mia amica che ha i capelli, allora io li ho sottili, lei li ha molto spessi e insomma, tendenzialmente comunque mossi, ma diciamo che non ha molte pretese, nel senso che non nota grandi differenze tra un prodotto e un altro. Quello che si trova sotto mano, quello utilizza senza problemi. Quando le ho dato questo, cioè, ho detto no, ma che cos'è? Che cos'è sta cosa? Insomma, non vale niente. Cioè, neanche per lei che di solito non nota alcun tipo di differenze, ha bocciato totalmente questo prodotto e infatti poi ha riapplicato anche un'altra maschera, cioè un altro balsamo per potenziare il lavoro non fatto da questo. Quindi niente, per me profumazione è ottima, ma per il resto, cioè, davvero bocciatissimo.